nel raccontare, nell'evidenziare la sfida di essere partner e sponsor qui a MiArt attraverso la presenza in qualche modo del Cantiere 900 e la banca riguardi proprio l'identità e la natura del progetto Cultura d'Intesa San Paolo. È evidente che avere una collezione d'arte, tra l'altro una straordinaria collezione d'arte che va dai vasi attici e magno-greci fino ai segni più importanti dell'arte contemporanea, anche americana, obblighi la banca a trovare le modalità anche nuove di raccontare le proprie presenze. Il nostro impegno nel sostenere l'arte e la cultura è un impegno a 360 gradi, dicevo prima, è un impegno che parte dalla valorizzazione delle collezioni attraverso le tre gallerie d'Italia a Milano, Napoli e Vicenza, ma che non può dimenticare il sostegno alle tante iniziative importanti che in tanti luoghi d'Italia raccontino le ragioni fondamentali per le quali non si deve mai smettere di investire in arte e cultura. Fa parte del nostro patrimonio identitario, fa parte del nostro valore di sistema paese, fa parte del modo di promuovere l'Italia all'estero. Ecco, la presenza qui quest'oggi di opere d'arte che entrano a far parte della collezione vuole dimostrare come anche la contemporaneità, la pittura di Papetti non è una scelta a caso, la pittura è un linguaggio che unisce l'arte antica fino ai segni della contemporaneità, ma è un modo per dire che si può essere contemporanei dipingendo, si può essere contemporanei essendo presenti in una fiera internazionale che promuove identità e valori del nostro paese. E anche per una banca promuovere il proprio progetto cultura attraverso una fiera come MiArt è un modo per dire che non rinunciamo al nostro ruolo di essere protagonisti anche in questi tempi, anche in questi giorni, anche nel dialogo con l'arte contemporanea.